maestro, le tradizioni culturali e musicali abruzzesi in chiave epica ed aulica nella terra di D'Annunzio e Silone, che dal trionfo della morte a vino e pane celebravano il folklore abruzzese, le forme di devozione popolare, elementi antropologici preziosi. Questa è una regione ricchissima di poeti, di tradizioni popolari, di musica. E probabilmente il problema di questa terra non è tanto che non ha le risorse, ma che non è capace di narrarle, che non è capace di raccontarle, di trasmetterle agli altri. E allora, sulla base di questa idea, di non è tanto una riscoperta, perché in realtà io questi brani li conoscevo veramente da quando ero piccolo, perché ho cantato per più di 10 anni nel coro di Voci Bianche del comune di Teramo, che aveva anche una sezione folcloristica, quindi io ho imparato decine e decine di canti da ragazzino, e quindi li conoscevo già, e molta gente li conosce. Il problema è che la nostra terra, ecco appunto, la domanda era molto bella, perché sembra una domanda associata a un'altra regione, che ne so, all'Umbria, alla Toscana, terra di poeti, famosa terra di poeti, mentre invece è l'Abruzzo, credo, la terra di poeti, perché da appunto Silone, D'Annunzio, ovviamente Ovidio, Sallustio, Tommaso da Celano, Benedetto Croce, John Fante, cioè non so quante regioni possano vantare un numero così ampio. Ovviamente non, se fossimo stata la capitale magari ne avremmo avuti di più, però non siamo la capitale, ma vantiamo tantissimi poeti e vantiamo una tradizione popolare enorme, che andava raccontata diversamente da come è stata raccontata oggi. E quindi l'unica cosa che ho fatto io è stata quella di cercare di trovare una chiave espressiva di queste melodie bellissime, senza mai toccarle, nel rispetto totale della lingua e della melodia, di raccontarle diversamente, di contaminarle con un suono più moderno, per farle arrivare alla gente, alla grande massa, e fargli capire che in realtà queste canzoni sono veramente stupende e imprescindibili per la sopravvivenza proprio della specie abruzzese.